tutti, benvenuti e ben ritrovati. Dunque, questo è un nuovo video e credo che sarà uno degli ultimi video del 2015. Non so se pubblicherò prima questo o il risultato, il vincitore o la vincitrice del giveaway. Devo un attimino vedere. In ogni caso, avrete intuito, insomma qualcuno lo sa già perché gliel'ho detto, prossima settimana noi partiamo, andiamo in Francia e trascorriamo il Natale lì. Io sono strafelice, innanzitutto perché stanno per arrivare i miei dalla Sicilia, che non vedo da maggio scorso, quindi sono troppo contenta, e poi perché riesco a trascorrere dopo tantissimi anni un Natale insieme a mio fratello, insieme ai miei amati, amatissimi nipotini che sono la gioia della mia vita. E quindi vi dicevo, non avrò modo una volta lì in Francia di comunque caricare video, però ho intenzione di girare qualche vlog, quello sicuramente, poi magari li caricherò una volta che torno in Italia e vedrò di pubblicarli, insomma se mi fa piacere, io comunque li girerò perché mi fa piacere poi insomma averli anche per me questi video. Ci tenevo a dire due cose, ovviamente questo video lo faccio appunto anche per farvi gli auguri di Natale, però la prima cosa che volevo dirvi è questa: io sono felicissima della vostra partecipazione al mio giveaway natalizio, soprattutto sono felicissima per i commenti che ho ricevuto, perché allora chi ha visto il video fino alla fine ha lasciato un commento che era pertinente insomma con ciò che io avevo chiesto alla fine del video, perché io alla fine del video appunto chiedevo di scrivermi un ricordo particolare del Natale, o comunque perché il Natale per ognuno di noi è un giorno così speciale, e quindi, come dicevo, chi ha visto il video fino alla fine ha lasciato appunto questi commenti meravigliosi che io ho letto veramente con emozione e con piacere. Vi dico la verità, io non sto rispondendo ai commenti, sto solo mettendo il mi piace, vi sto assegnando il numero. Però li sto leggendo, l'altro giorno li ho fatti leggere anche a Manu perché ho detto sono bellissimi, molti di questi in particolare mi hanno veramente emozionato e commosso. Io vi ringrazio di cuore, mi avete lasciato dei commenti bellissimi e quindi ci tenevo a ringraziarvi in questo video qui. Per il resto ringrazio veramente tutti per la grande partecipazione, sono molto contenta. L'argomento del video dunque sono gli auguri, il mio augurio di Natale per tutti voi. Io vi auguro, ma non solo per la giornata di Natale, vi auguro veramente un mondo di serenità, di tranquillità, di gioia, di una giornata da passare innanzitutto in famiglia, con gli affetti, con le persone che contano di più, perché la cosa più importante che non bisogna mai dimenticare è la famiglia, l'affetto della famiglia, che è quella cosa vera, pura e sincera. Quindi il senso di queste festività è proprio quello del calore familiare. Poi ovviamente io vi auguro da qui e per la vostra vita di vivere serenamente, di essere felici, di stare sempre in ottima salute, e me lo auguro anche per quelle persone che sono un po' aride di spirito e di cuore. Spero che gli si accenda la lucina nel cuore e nella testa, perché insomma nelle giornate come queste, nelle festività così importanti, si pensa ancora di più alle persone che stanno male, alle persone che non possono godere di un piatto caldo, non hanno un tetto sopra la loro testa, e quindi un pensiero va anche a loro, alle persone che stanno male, alle persone che sono negli ospedali, scusate io ora mi commuovo, e gli animali che vivono per strada. Anzi, mi raccomando, a Capodanno non sparate i botti, per favore, perché i cani, i gatti, gli uccelli hanno paura e tantissimi muoiono per questa cosa qui. E poi tra l'altro i botti sono pericolosissimi anche per chi li spara, e quindi cioè evitate di sparare i botti, festeggiate in maniera diversa. Per cui io vi auguro un buon Natale, un felice anno nuovo, e lo auguro a tutti, vi auguro una vita strafelice, una vita piena di gioia, piena di soddisfazioni, e vi prego di spendere un pensiero anche per chi è meno fortunato. Noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un po' di buste di spesa da dare magari alle associazioni, alla Caritas, a quelle associazioni che fanno il banco alimentare
e quindi distribuiscono viveri di prima necessità a chi è più sfortunato di noi. E niente, questo è quello che io vi auguro, vi ringrazio tantissimo di cuore per tutto, per l'affetto, per le dimostrazioni appunto d'affetto, per le persone che ho conosciuto durante questo anno, anche grazie a YouTube. Prima che mi metta a piangere, perché io sono una tenerona che si commuove per tutto, io vi rinnovo ancora i miei auguri, vi mando come sempre tanti tanti bacini e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!